Benvenuti a Made in Italy. Una delle ricchezze del nostro paese è indiscutibilmente il patrimonio storico, culturale e ambientale unico che Italia ha. Oggi vi portiamo a Gradara. Al confine tra Marche e Romagna, Gradara è un piccolo borgo che offre al visitatore secoli di storia in una suggestiva scenografia medievale. In collegamento con noi, li vedete, ci sono il sindaco di Gradara Filippo Gasperi, il presidente della Pro Loco Tiziano Marchetti. Benvenuti. Buongiorno a tutti. Grazie. Allora, intanto, sindaco, dicevo in apertura, l'Italia è una meta esclusiva per quanto riguarda il turismo culturale, settore in grado di incidere direttamente sull'economia del paese. Gradara è un paese che vive principalmente di turismo. Come state vivendo questo periodo e come vi state organizzando innanzitutto? Certo, una domanda importante, centro, diciamo, il problema principale che stiamo vivendo qui a Gradara. Se da un lato in questi anni abbiamo avuto un continuo incremento di visitatori fino ad arrivare a circa mezzo milione di visite all'anno, nel 2019 sicuramente questa emergenza sanitaria che ha impedito gli spostamenti, il turismo in particolare ci ha colpito in maniera più dura, magari di altri comuni che non targa così in modo importante sul turismo. E stiamo cercando con tutti gli strumenti possibili che abbiamo a disposizione intanto di, come fanno anche altri comuni, di venire incontro alle esigenze di primaria necessità dei cittadini che si trovano senza lavoro e quindi hanno anche problemi proprio di approvvigionamento di generi alimentari. Abbiamo distribuito buoni spese, abbiamo attivato dei servizi di spesa a domicilio, dei farmaci a domicilio per le persone positive o comunque in quarantena che non potevano spostarsi dalla propria abitazione. Con un'attenzione particolare agli anziani. Chiamiamo quasi tutti i giorni le persone che sono in isolamento per chiedere loro se hanno bisogno di qualche tipo di supporto da parte del comune. Quindi, a parte questa principale attività che è di supporto primario alla cittadinanza, non c'è il diritto comunque già di lavorare per, da un lato, adattare il programma 2020 di quest'anno a quelle che si immagina, si suppone saranno delle norme, delle limitazioni all'aggregazione di persone o alla dimensione degli eventi. Quindi, Lei che ha il polso della situazione, le tempistiche, come vi immaginate quest'estate? allora, noi la cosa più difficile è quella che non sappiamo bene neanche noi quello che potrà succedere, quindi dobbiamo muoverci un po' giorno per giorno e immaginare come potrà essere quest'estate, anche se ancora non abbiamo degli elementi certi per sapere quali saranno le normative che il governo ci darà per la stagione estiva. Possiamo solo immaginare che dovremmo limitare il più possibile la situazione. Quindi stiamo, ad esempio, pensando all'evento importante di quest'anno, che era Sicilia Festella, era la 10ª edizione, quindi sicuramente, questo possiamo dire con certezza, non sarà consentito organizzare eventi di questo tipo che prevedono anche 10.000 persone, 10.000, diciamo, nelle zone di osservazione dello spettacolo. E quindi abbiamo deciso di rinviare il prossimo anno l'evento principale, però senza cancellarlo quest'anno. Infatti abbiamo, assieme allo staff di Gradara Innova, che è una società partecipata, che si occupa di turismo e di didattica, stiamo cercando proprio in questi giorni di rimodulare, di riformulare l'evento a Sede Castello anche per quest'anno, diluendo su più giornate, quindi evitare assembramenti di persone troppo grandi, e da un lato di trasferire una parte dei contenuti in diverse piattaforme cross-mediali, quindi usando internet, le videoconferenze o i numerosi video che nel corso degli anni abbiamo fatto. Quindi il pubblico di questi eventi multimediali sarà toccato da questa presentazione ufficiale del nuovo video di Sede Castello, che sarà qualcosa davvero di emozionante. Quindi, diciamo, eventi multimediali, nuove tecnologie, non vi state fermando, che questa è una buona notizia, no? Che poi adesso chiederò anche al presidente della Pro Loco, ovviamente, che cosa hanno in mente di fare, perché qui gli eventi di Gradara sono tantissimi. Noi abbiamo nominato l'Assedio del Castello, ma poi c'è il Magic Castle, no? Evento che attira tantissime persone, dove Gradara diventa veramente un palcoscenico.
Unico. Quest'anno sarà una grandissima sfida che prendiamo sicuramente al meglio. Gradara è un piccolo paesino, come diceva Filippo, fa 500.000 presenze, quindi siamo pronti ad affrontare situazioni importanti. Magic Castle è un altro evento come l'assedio che generalmente, grazie a Marcello Franchi, poiché ormai dal 2014 che porta avanti questo esempio, parla di numeri importantissimi, parliamo di 250.000 presenze in 5 anni, parliamo di 10 km di luce, 1 milione di fuoriandoli, ma c'è un evento, c'è un dato sostanziale, un qualcosa che è fondamentale perché l'evento funzioni, le persone. Purtroppo quest'anno è un'attività che non si poteva fare proprio perché non è consentito al momento, da quello che dico, non è consentito gli assembramenti. Voi provate a immaginare 30.000 persone in 5 giorni dentro un borgo comunque che può tenere mediamente 4-5.000 persone a sera. E quindi mancherebbe l'emozione assolutamente. Noi viviamo di emozioni dentro il borgo di Gradara perché tutti gli eventi che nascono a Gradara nascono veramente con innanzitutto un lavoro dietro le quinte di persone, tantissime persone volontari, tengo a specificarlo perché noi come Pro Loco siamo assolutamente volontari. E poi nasce dalla passione di persone che si vedono insieme e creano questo progetto immenso. Le persone, quelle sono quella fonte in più che ci permette di creare l'emozione. Se non c'è emozione, non viene a mancare l'elemento sostanziale di questo evento, Sì, di che è. questo turismo, no, Presidente? Perché poi ricordiamolo sempre, voi vivete di turismo e questo Noi è viviamo di per turismo, voi è assolutamente. l'essenza, no, di tutto. Quindi ecco, ovviamente è indispensabile pianificare la ripartenza per cultura e spettacoli, ma anche per l'economia. Ecco, come se la stanno cavando invece le attività economiche? Le attività economiche in questo momento sono un po' in difficoltà, come lo è tutto il turismo a livello nazionale. Il turismo è quello che sta prendendo un pochino, scusatemi, passatemi il termine, la bastonata più grossa, perché sono anche un po' il portavoce dei ristoratori, essendo anch'io, oltre per la provoca, un piccolo ristoratore all'interno del borgo di Gradara, e la stiamo vivendo male. Perché non siamo pronti, anzi, noi siamo prontissimi perché conosco ristoratori di Gradara che si sono già organizzati con i box per fare la consegna a domicilio, gli asporti. Siamo veramente persone che non ci fermiamo assolutamente mai. Il problema manca una cosa: il messaggio che arriva all'esterno è quel messaggio che dicono vogliono riaprire a tutti i costi. È un messaggio sbagliato, noi non vogliamo riaprire. Però noi abbiamo, cioè, le attività, comunque l'economia, non solo l'economia, ma l'economia mondiale, si ritorna a quello che è il discorso di liquidità. Ecco, E per questa riaprire, liquidità. Presidente, bisogna avere le regole, certe, giusto o sbaglio? Ecco, sembra che quasi tutti gli operatori stanno lamentando ma la mancanza di regole, la mancanza di istruzioni di quello che sarà, diciamo così, la fase successiva, la fase di riapertura. Molti stanno investendo ovviamente di tasca propria, senza sapere se poi questi investimenti, sono conformi a quello che saranno le regole, no? È inutile, diciamo così, girarci attorno. Quindi anche voi state lamentando questa mancanza ancora di regole certe, di istruzioni per quello che servirà. Sì, assolutamente sì. Io non sono mai per la polemica, la ragiono sempre in maniera costruttiva e procreativa, nel senso che noi in questo momento ci troviamo ad affrontare una probabile apertura il 1º giugno. Bisogna capire come dobbiamo riaprire e perché dobbiamo riaprire e in che contesto dobbiamo riaprire. Noi in questo momento ci mancano le certezze. Ecco, la parola chiave è certezza. In questo momento non abbiamo delle certezze. Abbiamo sicuramente un'amministrazione che voglio ringraziare. L'amministrazione sta facendo tantissimo sia per le famiglie, quindi per il privato, che per il pubblico, come diceva Filippo, e dà una mano anche a quello che sono le attività turistiche, economiche del borgo. Abbiamo visto i cartelli dei vostri imprenditori, delle aziende, dei ristoratori che hanno speranze, no, per il futuro. Diciamo che questa emergenza sicuramente ha fatto emergere una parte un pochino più solidale, non solo di Gradara, ma in generale delle comunità. Ha fatto tornare fuori un po' lo spirito di comunità che una volta era un pochino più forte, ora
ritmi, quei tempi moderni e questo stile di vita che a tutti piace, era un po' dimenticato. Quindi questo è un fattore positivo. Nel piccolo, Gradara è un sistema virtuoso e sta funzionando. E i risultati turistici e culturali dimostrano che il sistema che abbiamo adottato in questi anni sta producendo i suoi frutti. Il sistema è semplicemente una macchina ben organizzata che contiene in sé i tre elementi principali della cultura economico e sociale della comunità: il pubblico, con il comune, il privato, come nel nostro caso i ristoratori e tutti gli imprenditori che operano nel turismo, e il terzo settore, cioè il mondo del volontariato. Questi tre soggetti collaborano da anni attivamente a Gradara per creare un sistema positivo sia per la nascita di nuove idee, di nuovi progetti, ma anche per chiamare proprio la popolazione, la comunità di Gradara a collaborare nello svolgimento degli eventi, nella promozione stessa del nostro territorio. Quindi un Ecco, sistema che sindaco, che cosa ci può dire allora? Quali sono gli eventi che ci può svelare? Intanto so che state lavorando, perché state già lavorando a qualcosa, no? Ce lo può dire? possiamo dirlo, sì, non è non tutto tutto, ma una parte che possiamo svelarla. Quindi al di là di Assemblea Stella che sta rielaborando, comunque l'evento spettacolare sarà rimandato nel 2021, Gradara per il prossimo anno avrà un ruolo fondamentale non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Nel 2021 c'è una ricorrenza molto importante, con i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Gradara non poteva non essere presente con un evento fondamentale di questa importanza della storia di Dante, soprattutto del quinto canto dell'Inferno, con i due amanti Paolo e Francesca, che la tradizione vuole che sono stati uccisi proprio nella rocca di Gradara. E proprio questo sarà il tema di due progetti di Gradara che cambia fila per la Regione Marche, che punterà a parlare del mito di Francesco Barini, quindi parliamo di Dante, parliamo del quinto canto dell'Inferno, e con due progetti che mi sono stati sottoposti al Comitato Nazionale per le Celebrazioni Dantesche, quindi avremo un risposto positivo, avremo la possibilità di entrare nel calendario nazionale delle celebrazioni, ma già la Regione Marche ci supporterà come capofila per altri comuni che hanno comunque un elemento di scala della famiglia. L'obiettivo del filo conduttore è Francesco Barini, che è un po' il nostro nome tutelare, il nostro spirito guida, che in questi anni mi ha soprattutto aiutato la famiglia di Gradara a vedere questi numeri che abbiamo ottenuto. E abbiamo Certo, delle svolte quindi importanti che non posso ancora svelare, diciamo, che cosa verrà non ce disposto, lo ma vuole dire, via, diciamo, ancora non ci può dire tutto, però abbiamo capito che c'è qualcosa che bolle in pentola, ecco, mettiamola così, no? parlare spesso, insomma, di Gradara, ma anche di territorio, perché noi piace fare progetti di rete, c'è Gradara, ma c'è anche la Bassa Romagna e la parte delle Marche, sono due progetti che sono progetti di rete, non solo di Gradara. Certo, naturalmente l'immagine dell'Italia è culla di immense bellezze, no? E quindi storiche, artistiche, culturali, insomma già il concetto di cultura, no? È intesa anche come patrimonio enogastronomico, per questo è il messaggio che dobbiamo dare, no? Da Gradara. Assolutamente. Perfetto, io purtroppo vi devo salutare, naturalmente grazie per aver condiviso con noi quello che state passando in questo momento con le problematiche, ma anche con le vostre speranze. Speriamo naturalmente di vedervi presto dal vivo, magari venendo tutti a Gradara. Volentieri, grazie. Grazie di nuovo per aver partecipato a Made in Italy, arrivederci e buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.